Questo che preparo adesso è un piatto con pochissimi ingredienti, ma con delle scelte, con delle, come posso dire, con delle trovate un pochino particolari, che possono essere, come dire, un po' una sorpresa, mi auguro piacevole per chi le assaggia. Partiamo da una cosa super semplice, un sugo di pomodoro, una ricotta, io uso una ricotta di fior di latte, un limone e poi un pochino di succo di limone che ci servirà a un certo punto della confezione del piatto. Ma andiamo subito a calare la pasta. Invece voglio parlarvi della salsa di pomodoro. Il segreto per fare una buona salsa è senz'altro quella di farla cuocere a fuoco lento. Quindi, quando partite con il fondo, con il soffritto, poi ognuno ha il suo modo, una volta inserito il pomodoro, abbasseremo al minimo il fuoco e un sughetto di pomodoro deve cuocere almeno 2 ore, 2 ore e mezza. Piano piano, senza fretta, senza stress. Preferite sempre pomodori interi che cuocete e dopo passate usando esclusivamente il passaverdure. Invece, per quanto riguarda la ricotta, vi consiglio di setacciarla in modo da avere una trama molto delicata e molto suadente, molto molto buona. Adesso andiamo a girare ancora la nostra pasta e prepariamo la padella per saltarla. Ecco qua. Facciamo riscaldare la salsa un pochino. Mi raccomando, in una salsa di pomodoro non vale la pena eccedere con condimenti e con soffritti. Vi ricordo che la salsa di pomodoro è una salsa base in cucina, cioè da lì si parte per fare tante altre salse e quindi rimanete sempre un pochino neutri anche col sale, un pochino indietro di sale, così potete interpretarla e usarla in qualsiasi preparazione. Il bucatino è uno dei formati più difficili per un pastificio. Pensate che il bucatino rececco essicca ben più di 18 ore, è veramente un tempo che premia la fragranza, premia il sapore perché l'essiccazione lenta serve proprio a questo, a preservare le caratteristiche sia olfattive ma anche nutrizionali della pasta. Un'altra scelta particolare della Rececco è lavorare con una semola a grana grossa. Questa garantisce in termini di sapore, di tenuta di cottura e di profumi una resa meravigliosa. Chiaramente è più difficile da idratare e da lavorare. Adesso prepariamo tutto quanto serve per l'impiattamento. Allora, facciamo un piccolo zoccolo di ricotta sul fondo del piatto. Prepariamo qualche fogliolina di basilico spezzettato con le mani da mettere in padella. Limone e basilico insieme fanno un gioco di sapore e di profumo veramente impagabile. Ci siamo, possiamo scolare. Facciamolo insaporire bene nella salsa di pomodoro, il tempo che diventi un tutt'uno. Questi sono formati con un bel morso importante e poi qui quello che diverte molto è proprio la consistenza, questo buco che praticamente crea una sorta di ammortizzatore naturale nella masticazione che sorprende e diverte. A questo punto, fuori dal fuoco, aggiungo un filo d'olio, il basilico che abbiamo spezzettato. Quando la temperatura si sarà ancora un pochino abbassata, il succo di limone. Anche impiattare questo, addomesticare questo formato non è proprio facile facile. Recuperiamo un po' di sughetto, aggiungo una bella cannella di ricotta anche sopra e poi una bella grattugiata di limone. Vedete, spargo il limone su tutto il fondo del piatto, in modo da avere un impatto aromatico molto molto gradevole.
e qualche fogliolina di basilico.